eccoci ancora in diretta, ancora buongiorno, bentrovati. E allora, partiamo subito da un'intervista rilasciata sulle pagine di Chi di questa settimana. Protagonista Eleonora Giorgi, che senza vergogna rivela: ho fatto un lifting al viso. Sapete cosa vi dico? Sono rinata, sto molto meglio, è un'ottima dose di autostima, anzi vorrei che tutte le ASL la passassero, che quindi fosse, come dire, fosse questa possibilità data a tutte le donne. Il nostro a Roma, Mario Di Nolfi. Buongiorno Mario, ben trovato. Grazie di aver accettato il mio invito. E voglio salutare anche Alda Deusanio. Buongiorno Alda. Ciao Federica. Mario, buongiorno Mario. Sì, dimmi. Sì, io ho letto l'intervista della Giorgi che mi sembrava abbastanza curiosa, perché la Giorgi dice: io non sono interessata al giudizio degli altri, quindi se adesso mi dicono che sono rifatta non mi interessa, non mi colpisce. In realtà è evidente che tutta la chirurgia estetica verte attorno al giudizio che gli altri danno di noi. A parte che a me chirurgia ed estetica è un'espressione che sembra un ossimoro, cioè qualcosa che non può stare insieme. Non si va dal chirurgo per farsi più belli, io la trovo una follia. E un altro tema che mi preoccupa molto è questo tema della vecchiaia, cioè l'idea della vecchiaia come male, della vecchiaia come dimensione di stanchezza. E lo dico alle persone che fanno arte, che fanno apparizioni televisive. Io penso che la bellezza più grande per un artista, per una persona che va in televisione, è accoppiare il proprio talento alla propria età. Si va in televisione, si fa arte, se si sa cantare, ballare, recitare, se si sa condurre, se si ha qualcosa da dire. Ma non ci si va perché si ha la faccia smaltata come un bidet, non serve a niente, non vale nulla. Il valore, allora aspetta, perché Angelo Sanzio vuole intervenire. Il dato reale è l'accompagnare un qualche talento alle cose che si dicono e si fanno. Bravo. E nella vecchiaia c'è un'immensa bellezza che si chiama libertà. Ricordatevi, i vecchi sono più liberi. La persona che non è ossessionata dall'addato estetico è più libera, e la persona libera può fare grandi cose. Allora, chiave Mario, tartaruga piuttosto che bellissima in faccia. Poi diventano quelle persone, da un'espressione da paresi nelle caviglie, che persino in quella paresi dimostrano la limitazione della loro libertà. Allora Giacomo e Angelo vogliono intervenire. Per noi è tanta libertà, solo nella verità, per la loro bruttezza interiore. C'è sempre una paurosa limitazione di libertà e una paurosa limitazione delle cose che si hanno da dire. Evidentemente si è profondamente insicuri. Sei insicuro, Giacomo? Faccio la stessa domanda ad Angelo. Volevo dire, ha detto che per andare in TV, se non è il viso smaltato, cioè per durare in TV devi avere delle qualità, devi saper recitare, cantare. Infatti tutti quelli che noi vediamo in TV, quanti ne ho visto in 40 anni passare, arrivare e scomparire perché non sai fare delle cose. Non è che se tu hai il viso rifatto duri in TV, questa è una cavolata. In più qua parliamo di persone allora, che si vedono invecchiare. Nessun. Poi parliamo, adesso siamo nel mondo dei social e del fatto perché? Che tu fai foto e video tutti i giorni, per quello devi stare in ordine, perché bisogna usare Photoshop in continuazione. E chi lavora in TV e chi fa sempre foto ha sempre bisogno di... La smaltatura, ma è una follia. Però la Giorgi... sta dicendo Giorgi, delle cose che... La Giorgi dice anche una cosa che io trovo abbastanza grave, ma che va analizzata. Dottoressa Fernandez, l'osservazione di Marco, allora, e quanto dice Eleonora Giorgi... apparire più belle, non lo so, insomma più giovani, più fresche, può aiutare a sentirsi meglio, può aiutare. Sì, sicuramente sì, e soprattutto nel caso di Eleonora, che ha 65 anni, lei lo dice: non mi riconoscevo più, e quindi questa cosa mi ha fatto in qualche modo sentire molto meglio. Quindi siamo d'accordo che quello è un tipo di caso, ma qua dobbiamo dare anche un messaggio, ed è il fatto che tutti questi interventi non è che non ti danno la felicità, non ti fanno aumentare l'autostima, non li devi usare per regolarti le tue emozioni, quindi per essere felice e per sentirti una persona migliore. Deve essere qualcosa che si usa con il buon senso. Adesso il fatto è che molte persone hanno più possibilità di accedere a degli interventi di questo tipo, e quindi devono accedere
con la propria immagine corporea, mantenendo quello che è la loro identità. Ecco, ma altrimenti il cervello va in tilt. Dimmi, Mario. Possono pure non accedere o no? Perché adesso devono accedere. No, possono non accedere. Allora, milioni però di 75 anni non accedono e restano donne bellissime, esatto, nella verità dei loro 75 anni, che devono accedere. Mia madre ha 72 anni, è bellissima con le sue rughe e i suoi capelli biondi increspati d'argento. Non è vero che devono accedere. No, deve quando essere devi in linea con la propria 75 identità. Anni, stai certo male con la capoccia, questa è la verità, signori. Esatto. Allora, Antonella, hai 75 anni. Bravissimo, stiamo parlando di cose soggettive. Allora, quindi chi si sente insomma, più libero in quel modo? Però poi ci sono anche i pentiti della chirurgia, persone. Cioè ci sono anche tutti quelli che dicono: io tornassi indietro non lo rifarei, vorrei di nuovo il mio volto. Perché sicuramente sono venuti male o non si piacciono, non si accettano. E poi ti posso dire una cosa, io trovo che purtroppo in questo paese si è sempre troppo severi, troppo si estremizza troppo il problema. Troppo poco, Mossetti, no, troppo, troppo severi. Poco severi. Ci sono persone che sono hanno una bellissima vita, sono intelligentissimi, normale, hanno costruito una famiglia, tutti un lavoro troppo e poco hanno quella voglia di sentirsi ancora un pochino, di mettersi in gioco. Che problema c'è? Cioè io non lo trovo. Eh certo, con così la mastoplastica additiva ci siamo messi in gioco, vabbè. Diciamo il problema è che le donne non hanno accanto degli uomini che le facciano sentire belle comunque vero, sempre. Sinceramente. È così. Però, allora, è vero o no? Ecco, grazie. Allora, va bene, grazie Alda. Ciao Mario, buona ciao giornata, Maria De Norsi. Buona giornata a voi, grazie a tutti gli ospiti qui in studio. A dopo, vi aspetto.